A Roma cerimonia di insediamento del nuovo capo della polizia, Lamberto Giannini. So di poter contare su una grande squadra, ha detto. Bruna, fatte notte. Sperando di essere alla vostra altezza, certo, del vostro aiuto, è il messaggio lasciato sul registro del sacrario dei caduti dal nuovo capo della polizia, Lamberto Giannini. Prima una corona d'alloro deposta all'altare della patria, poi il discorso ufficiale alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Staremo in strada in mezzo alla gente, ha assicurato, sottolineando le sfide di una stagione complicata. Condizionata da una pandemia che non sembra allentare la sua morsa e che aggredisce le nostre comunità esposte a una criminalità sempre pronta a approfittare delle fragilità sociali. 57 anni nel curriculum, una storia quasi trentennale come esperto di antiterrorismo interno ed internazionale. Giannini succede a Franco Gabrielli, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi. Presente alla cerimonia di insediamento insieme alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese, che torna a mettere in guardia contro il rischio di infiltrazioni criminali. Un fronte di particolare impegno per la sicurezza sembra ora essere quello di scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le sue mani sulla catena di distribuzione dei vaccini.